perché c'è l'abitudine a non conoscere la realtà. Io voglio proprio, infatti, forse il troppo silenzio che ho dato alla cosa ha generato tutta quella confusione che c'è stata e che si continua ad avere, soprattutto in merito a quelle dichiarazioni che sinceramente mi hanno fatto proprio male, e da lì è scattata la molla di dire basta, perché da un lato poi sono stomacato di una situazione che mi porto dietro da 9 anni e che non intendo più subire, almeno sotto l'aspetto psicologico. Poi, se alle spalle di quanto accade, di quello che si dice, c'è la politica, come qualcuno asserisce, no, allora con la politica faremo i conti opportuni, anzi sfido qualche politico, ti grido a Nardò, che se si vuole confrontare con me sui temi del calcio, sui temi dell'economia e della politica, sono disponibile a farlo. Lancio proprio questa idea e sapete a chi mi riferisco, a chi da sempre manda in giro i giannizzi di suoi per dire che Enzo Russo si è fatto i cazzi propri e continua a farsi i cazzi propri con interessi particolari, poi mi devono dire quali sono, visto e considerato che essere vicino alla squadra per prima come collaterale e poi direttamente mi ha costato 1.200.000 euro, comunque dimostrabilissimo in qualsiasi momento, quindi non mi sono arricchito, anzi quello che avevo costruito per fatti miei con 32 anni di sindacato, 10 anni di politica, l'ho dovuto riversare tutto ricevendo manco un grazie, ma non era quello che io volevo, almeno un minimo di considerazione rispetto al vomitevole intervento di ieri che è stato fatto, perché io lo ritengo tale, e poi chiederò anche ragione di quanto si dice, perché mi devono spiegare com'è che l'azione che hanno voluto portare avanti oggi, sostanzialmente con questa azione che hanno voluto assumere gli organizzati, vogliono estirpare un cancro che esiste da 10 anni a Nardò. Quindi se io sono un cancro, se l'indirizzo sono io, hanno proprio sbagliato, perché io sinceramente, dopo tutto quello che ho fatto, dopo tutto quello che ho dato, non mi sento di essere considerato tale. Chiudi un attimo perché forse mi ha preso.